9. Identificazione. Dio è la presenza che stimola il progresso nella natura, nella società e negli uomini. Essendoti armonizzato con questi principi e avendo consacrato te stesso alla tua forza interiore, che ti spinge verso la grandezza, devi compiere ora il prossimo passo. Il passo che ti porterà alla consapevolezza che il principio di potere dentro di te è Dio stesso. Sarà necessario che ti identifichi con l'Altissimo, consapevolmente. Non è una posa artificiosa da assumere, è una sensazione che devi riconoscere. Sei già tutt'uno con Dio, devi solo rendertene conto. C'è una sostanza, la fonte di tutto, che ha in sé il potere di creare ogni cosa. Tutto il potere è dentro di lei. Questa sostanza è cosciente e pensa. Lavora con perfetta comprensione e intelligenza. Tu sai che questa sostanza esiste e che esiste la coscienza. L'uomo è cosciente e pensa. L'uomo è sostanza. L'uomo è necessariamente sostanza, altrimenti non sarebbe niente, non esisterebbe affatto. Se l'uomo è sostanza, e pensa ed è cosciente, allora è sostanza consapevole. Non è concepibile che ci possa essere più di una sostanza consapevole. L'uomo stesso è dunque la sostanza originaria, la fonte di tutta la vita, potere incarnato in forma fisica. L'uomo non può essere differente da Dio. L'intelligenza è una ed è la stessa dappertutto. E dovrebbe essere attribuita ovunque alla medesima sostanza. Non ci può essere un tipo di intelligenza in Dio e un'altra nell'uomo. L'intelligenza si può trovare solo nella sostanza intelligente, cioè in Dio. L'uomo è della stessa sostanza di Dio, e così tutte le capacità, i poteri e le possibilità divine sono nell'uomo. Non in pochi eletti, ma in ognuno di noi. Tutto il potere è dato all'uomo, in cielo e in terra. Non è forse scritto «sei un Dio»? Il principio di potere nell'uomo è l'uomo stesso, e l'uomo stesso è Dio. Eppure, benché l'uomo sia sostanza originaria e abbia in sé tutto il potere e tutte le possibilità, la sua consapevolezza è limitata. Non conosce tutto ciò che c'è da conoscere, e così rischia di commettere degli errori. Per evitare che questo accada, deve unire la sua mente a quella del colui esterno che tutto conosce. Deve diventare consapevolmente tutt'uno con Dio. C'è una mente che lo circonda in ogni dove, più vicina del respiro, delle mani e dei piedi, e in questa mente vive il ricordo di ogni cosa, dalle più grandi rivoluzioni della natura e della storia alla caduta di una foglia. Custodito in questa mente si trova il grande scopo che dà il senso alla natura e che quindi ne conosce il divenire. L'uomo è circondato da una mente che sa tutto ciò che c'è da sapere, passato, presente e futuro. Ogni cosa che gli uomini hanno detto, fatto, scritto, è lì. Nell'uomo è presente la stessa essenza di quella mente. Egli deriva da essa, quindi in essa può identificarsi e conoscere ciò che essa conosce. «Mio padre è più grande di me», disse Gesù. «Io vengo da lui. Io e mio padre siamo una cosa sola. Egli mostra al figlio tutte le cose. Lo spirito vi guiderà fino alla verità». La tua identificazione con l'infinito può compiersi solo attraverso un riconoscimento consapevole da parte tua. Riconoscendo l'esistenza di un solo Dio e riconoscendo che tutta l'intelligenza è in un'unica sostanza, dovrai pronunciare parole simili a queste. C'è solo l'uno, e quest'uno è ovunque. Io mi abbandono all'unione consapevole con l'Altissimo. Voglio essere tutt'uno con il Supremo e condurre una vita divina. Sono tutt'uno con la coscienza infinita. C'è solo una mente,
e io sono quella mente. Essa parla dentro me. Se sei stato attento nel tuo lavoro, come richiesto nei precedenti capitoli, se hai raggiunto il tuo più autentico punto di vista e la tua consacrazione è compiuta, allora non avrai difficoltà a ottenere l'identificazione consapevole. Una volta che l'avrai raggiunta, il potere di cui sei alla ricerca sarà tuo, perché sarai tutt'uno con il potere infinito.